l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Si è tenuta al Teatro Comunale di Thiene la 55esima edizione dei MAB, ovvero la cerimonia nel corso della quale la Confartigianato Provinciale conferisce a 10 imprenditori di lungo corso che si sono distinti nella loro attività e nella capacità di trasferire ai collaboratori i loro saperi il titolo di Maestro Artigiano Benemerito. L'appuntamento, come da tradizione, è stato l'evento conclusivo della Settimana dell'Artigianato. Il MAB, per la prima volta nella sua storia, ha lasciato il capoluogo. Ad accogliere i 10 nuovi maestri artigiani è stato il palco del Teatro Comunale di Thiene. Una scelta non casuale quella di Thiene, come ha spiegato il presidente di Confartigianato Agostino Bonomo, ma dettata dalla volontà di privilegiare, in omaggio alla sua forte tradizione imprenditoriale, il territorio vicentino nel suo insieme. Sia a Thiene che a Schio, poi, molte iniziative portano la firma o hanno avuto il contributo dell'associazione, come la Scuola Internazionale di Restauro di Villa Fabris, e tra quelle che guardano all'evoluzione tecnologica, la rassegna Innovarti e gli spazi hub avviati nei due comuni. Segno che Confartigianato, oltre alla salvaguardia della cultura artigiana, si è posta all'obiettivo di accompagnare le imprese nel loro percorso di innovazione, impegno sottolineato da Bonomo nella sua relazione introduttiva. Non è un caso che anche durante la settimana dell'artigianato di quest'anno un buon numero di eventi sia stato dedicato ai temi dell'innovazione digitale, un fenomeno che nessuno, ma proprio nessuno, può permettersi di ignorare, perché da lì passa la possibilità di rimanere competitivi sul mercato dei prodotti e dei servizi. E a chi associa queste nuove tecnologie al rischio di cancellare la manifattura artigiana risponde: non dobbiamo avere paura di quegli strumenti, bensì imparare a servircene sempre di più. Un dispositivo cosiddetto intelligente, insomma, deve diventare ciò che fino a oggi sono stati un cacciavite, un martello o una forbice. Ovviamente si tratta di attrezzi dalle infinite possibilità operative che dobbiamo conoscere per trarne i migliori impieghi, ma anche un mondo in grado di offrirci una gamma altrettanto infinita di opportunità. L'occasione è valsa anche per denunciare mali antichi del nostro sistema paese, tra questi i perduranti eccessi della burocrazia. Un mostro asfissiante che si autoalimenta di carte che non bastano mai, di timbri e procedure richieste in continuazione e senza il minimo buonsenso, di vere e proprie gabbie in grado di bloccare e scoraggiare chiunque abbia volontà di fare impresa. Poi non stupiamoci se qualche nostro ragazzo va all'estero e scopre che là è tutto più semplice e che ogni attività professionale che nasce è benvenuta e non osteggiata. Né dobbiamo stupirci se quel ragazzo o quella ragazza decidono di non tornare più qui. Tra i temi di riflessione, poi, anche le vicende riguardanti le due banche popolari venete. Siamo all'indomani di un terremoto bancario che qui nel Veneto ha lasciato cumuli di macerie e che tra le varie prospettive non esclude il rischio che questo nostro territorio, pur essendo ancora oggi ai vertici della produzione dell'export, si trovi privo di una sua banca locale di riferimento. E a questo punto noi ribadiamo fermamente: la giustizia faccia il suo corso, chi ha sbagliato paghi, ma la politica si assuma la responsabilità di non lasciare nulla di intentato per recuperare un rapporto di fiducia e vicinanza tra il tessuto socio-imprenditoriale e una fonte di credito locale che assicuri ancora la possibilità di investire e svilupparsi. Uno sviluppo che Confartigianato cerca da sempre di favorire anche tramite la formazione, un compito assolto dal CESAR, l'ente promosso dall'associazione, che nella circostanza ha celebrato i suoi 30 anni di attività, traguardo ricordato anche il giorno prima, con l'inaugurazione del nuovo allestimento di una delle sale attrezzate per l'attività al Centro Congressi di Via Fermi a Vicenza. A Thiene, a ricordare le tappe più significative di una struttura che è esempio concreto della capacità di chi, pensando al futuro delle imprese, ha saputo e sa cogliere le loro esigenze, c'erano anche l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione e al lavoro Elena Donazzan e l'attuale presidente del CESAR, Martino Pesavento,
che ha ricevuto un simbolico riconoscimento per quanto fatto dal Cesar a favore degli imprenditori e delle loro maestranze, soprattutto per aver saputo ascoltare le imprese. Sono 30 anni, ma sono 30 anni di vita che il Cesar ha dato ai nostri artigiani. Sono orgoglioso di dire che ci siamo sempre impegnati e costantemente a ascoltare i bisogni dei nostri artigiani. Segnali tradotti in offerte formative, spesso realizzate con la collaborazione della Regione Veneto e di un assessorato che Bonomo e Pesavento hanno ringraziato ed elogiato per la sensibilità, l'inventiva e l'efficienza dimostrate. Una sinergia che l'assessore Donazzan ha spiegato così. Cosa che ha funzionato tra di noi? Ha funzionato quello spirito di collaborazione che non ci ha fatto sentire parti distanti e distinte rispetto al problema. Ecco, il metodo di lavoro per noi è stato: siamo tutti parte dello stesso problema. Momento clou della manifestazione, a cui ha partecipato anche il vicepresidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, è stato l'omaggio agli artigiani le cui storie professionali rappresentano l'esperienza di donne e uomini che si sono impegnati sia nel creare aziende e a svilupparle, sia ad avviare al lavoro tanti giovani, a formare collaboratori che spesso poi hanno dato vita a delle loro attività in proprio. Ecco perché essi oggi possono fregiarsi del titolo di maestro artigiano. I premiati di questa edizione sono stati Bruna Bauce, concia e lavorazione pelli, Arzignano, Franca Conzato, pulitinto lavanderia, Sandrigo, Gianpietro Facco, edilizia, Bressanvido, Cristiano Farina, vetreria, Pianezie, Lorenza Gasparini, acconciatura, Malo, Antonio Gonella, armeria, Alte di Montecchio Maggiore, Ruggero Gonzo, installazione impianti elettrici, Villa Verla. Carlo Rusalen, produzione vernici e pitture, Malo. Mariano Venzo, ceramica artistica, 9. Giovanni Zonta, carrozzeria, Pianezze. Per il loro significativo contributo all'attività associativa, sono stati invece insigniti del titolo di dirigente artigiano benemerito Paola Girardi, sartoria, Vicenza. Luigina Grigoletto, estetica, Rosà. Augusto Soldà, lavorazione marmo, Cornedo Vicentino. Stessa motivazione per i pensionati artigiani benemeriti selezionati dall'associazione ANAP. Antonio Bertesina di Grancona, Maria Pia Dallago di Valdagno e Gabriella Serafin di Arsiero. Il premio Imprenditore d'Eccellenza 2017 per la proficua applicazione di tecnologie digitali nella produzione di manichini è stato attribuito ad Alessandro Fongaro, titolare dell'Idea Immagine di Arzignano. Inoltre i premi fedeltà rivolti a dipendenti distintisi per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza sono stati assegnati a Damiano Bauce, Giuliano Pretto, Marina Reginato, Monica Spigarolo, Francesco Saraggi.